And so this is Christmas. I hope you have fun. L'8 dicembre a Palazzo Renzo torna la manifestazione Regali a Palazzo, appuntamento natalizio da oltre 10 anni promosso dal CNA di Bologna. Sicuramente la più importante vetrina del regalo natalizio. È qui che viene presentato il meglio dell'artigianato di qualità made in Bologna. Si va dall'enogastronomia, la moda, l'oreficeria, al benessere e all'artigianato artistico. In questo ambiente prestigioso, dove si potrà acquistare vantaggiosamente manufatti d'eccellenza, trova spazio anche l'editoria, quella prodotta qui dalle nostre parti. In questa kermesse natalizia, in cui si potrà anche pranzare, cenare, fare aperitivo, partecipare a laboratori teatrali, nonché ridere con i burattini della nostra più genuina tradizione, non poteva mancare Albugnais, quello con la B maiuscola. L'appuntamento con l'Alma Bugnais, l'anima bolognese, è per giovedì 8 dicembre ore 18, proprio lì, in tal palazzo dal Puchte. Saranno i conduttori della più che ventennale trasmissione televisiva guarnita dal nostro bel vernacolo, Notizieri Bugnais, a introdurre autori e curatori dal Cantal Canti, il biblico Cantico dei Cantici, elegante edizione impreziosita dagli oli di Chagall e da un profondo commento del cardinale Ravasi, a cui Stefano Rovinetti Braffi ha aggiunto la poetica dal Bugnais che si fonde perfettamente con le intriganti sfumature sensuali della più antica ode all'amore. Seguirà Eteprella, Bruno Lanzarini, un Bugnais in palcoscenico, vita, testi e contorni dell'attore teatrale più amato dai Bugnais. Davide Amadei, Aldo Iani, Noè, Roberta Montanari, Ettore Pancaldi, Stefano Rovinetti Brazzi, Patrizia Straffari ne sfoglieranno le pagine e ne leggeranno alcuni passi. L'obiettivo della manifestazione è promuovere le produzioni di qualità del nostro territorio. L'ingresso è libero, voi tutti siete i benvenuti.